Cittadino di Pozzolengo, di nuovo con noi Paolo Bellini. Buongiorno. Buongiorno. Sindaco, buongiorno, buongiorno. Allora, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Poi ancora siamo in diretta streaming su YouTube, Tempo Radio Live, e sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, arriva la fiera? Arriva. Che non è una belva, tranquilli, insomma, arriva la fiera. Arriva, San Giuseppe arriva, 19-20 marzo, stiamo scaldando i motori. Mm. Naturalmente siamo andati un po' a rilento perché non sapevamo e non sappiamo ancora fino in fondo quanto si potrà fare, ma sicuramente la fiera viene fatta, alcune azioni vengono fatte, se non tutte, come sono state negli altri anni. Adesso stiamo un po' predisponendo l'organizzazione e come svolgere l'evento, quindi stiamo preparando il programma vero e proprio, che comunque si svolgerà sempre il sabato e la domenica. Stiamo cercando di riproporre la dispensa morenica, l'esposizione naturalmente delle attrezzature agricole contemporanee, probabilmente ci sarà anche l'esposizione delle macchine agricole d'epoca, stiamo un attimo valutando. E credo che all'interno anche di questa manifestazione troverà spazio anche la cultura, perché ci saranno due momenti importanti con dei dipinti fatti da artisti di Pozzolengo, più naturalmente un richiamo alla parte storica, dove il nostro caro De Beni presenterà un po' tutto quello che è una parte della battaglia tra San Martino e Solferino, quindi la battaglia sul Monte San Giovanni proprio a Pozzolengo. Riproporrà un po', diciamo così, questa rievocazione storica all'interno del Palazzo Comunale nell'atrio, mostrando materiali e naturalmente anche degli scritti d'epoca. Questo esatto. Credo che sia veramente una testimonianza importante. Non può mancare la camminata tra le vigne del Lugana, che sarà la domenica mattina, quindi domenica mattina 20 marzo ci sarà la camminata tra le vigne del Lugana, dove tutti possono partecipare, e teoricamente avremo anche un battaglione, diciamo così, di rievocatori con naturalmente le attrezzature, quindi le armi e i vestiti d'epoca, dove diciamo daranno un po' così una testimonianza di come era la vita all'interno di un campo militare ai tempi del 1859, quando appunto c'è stata la battaglia di San Martino e Solferino. Esatto. Il programma è abbastanza articolato, lo stiamo definendo, non so se la dispensa morenica sarà ricca come gli altri anni, perché le partecipazioni vanno un po' a rilento, causa appunto l'incertezza che stiamo vivendo, però stiamo diciamo così procedendo. Quindi certo. La fiera di San Giuseppe, a meno di eventi straordinari, incrociamo le dita, viene fatta. Certo, e questa è un'ottima notizia, appunto. Vita del passato che era molto più scomoda di quella di oggi, comunque fidatevi adesso. Assolutamente. Allora, e poi a proposito di eventi, anche la giornata del ricordo. Oggi è la giornata del ricordo, è il 10 febbraio. Sapete che ogni 10 febbraio viene diciamo così rievocata la giornata del ricordo, quindi dove gli esuli istriani furono infoibati, quindi le foibe, quelle terribili azioni fatte dai titini, dai partigiani titini e dalle truppe di Tito, dove infoibarono e uccisero decine di migliaia di italiani. Solo l'unica colpa è che erano italiani, indipendentemente dal credo politico, religioso o dalla situazione economica. Il problema è che erano italiani, tutto qua. Quindi oggi ricordiamo, noi con la biblioteca, e ringrazio qua la biblioteca di Pozzolengo che sta promuovendo questa giornata, la sta portando, diciamo così, alla conoscenza di tutti, di chi vuole naturalmente informarsi. Non ultimo, se vedete un camion con una botte che si aggira per il territorio, che va all'interno delle caditoie, stanno realizzando tutta la pulizia delle caditoie su naturalmente tutto quello che è la stragrande maggioranza del territorio di Pozzolengo, proprio per prevenire nel momento in cui ci sono normalmente delle piogge piuttosto intense, almeno abbiamo le caditoie pulite, finalmente siamo riusciti a ottenere anche questo. Adesso non so se è intensa, ma per esempio per domani è probabile che piova, questo secondo le previsioni meteo. E poi naturalmente in primavera, come abbiamo detto, inizierà tutta la manutenzione delle strade, compreso anche naturalmente quello che è la realizzazione delle strisce, quindi quello che è la segnaletica orizzontale.
Allora, e quindi, e poi tra l'altro c'è un'altra cosa, anche le telecamere, anche mi dicevo. Sì, ahimè, stiamo patendo anche noi il disguido e i ritardi per quanto riguarda la parte elettronica. Abbiamo ordinato ancora queste le telecamere da aggiungere sul territorio, quindi implementazione del controllo del territorio nei punti sensibili. Tra l'altro c'è un punto che è molto diciamo così, è molto caldo sotto un punto di vista della quiete pubblica, e quindi verrà sicuramente controllato, anche perché è stato previsto, già fatti tutti i sopralluoghi, abbiamo già ordinato da novembre le telecamere, però hanno già predisposto tutto, però il materiale stenta ad arrivare, siamo tutte le settimane in contatto, speriamo appena arriva andremo a posizionare ancora una parte, andremo a controllare ancora una parte del territorio, quindi cerchiamo di metterla in sicurezza e che sia un deterrente per tutti coloro che, al di là dei comportamenti delittuosi, ma soprattutto dei comportamenti di disturbo della quiete pubblica. Assolutamente, tra l'altro appunto non dimentichiamoci che lì, a parte che con l'elettronica ti viene sempre rabbia perché compri l'ultimo ritrovato e tra un mese è già superato. Poi purtroppo noi non abbiamo un corpo di polizia tale che ci permette di avere un controllo del territorio, come si suol dire in gergo tecnico, H24. Abbiamo due agenti della polizia locale che eseguono turni, diciamo così che a campione realizziamo anche controlli serali, ma durante i nostri controlli serali, come abbiamo fatto in determinate zone, non si sono verificati diciamo così eventi particolari. Alcune volte sono rimasti sul territorio gli agenti fino alle 2 di notte, tanto per essere chiari, certo. Però purtroppo noi non possiamo essere presenti 24 ore su 24, ecco perché cerchiamo di implementare questo controllo, questa, diciamo così, questa presenza, questa vigilanza con le telecamere. Allora, a proposito di questo, dice sindaco, dice un messaggio: buongiorno, ci sono troppi imbecilli, diciamo, che buttano sacchetti da spazzatura ovunque. Non si può mettere una telecamera che inquadri lunghi tratti di strada, evidentemente, che dicono. Il problema è che le telecamere le possiamo anche mettere e ci sono già in alcuni punti. Il discorso che inquadrare lunghi tratti di strada è difficile rilevare quello che è la targa. Stiamo portando all'interno della dotazione alcuni sistemi di fotorilevazione anche notturni che ci permetteranno, che in alcune zone sensibili, posizionarle naturalmente senza che queste vengano vedute. Nel momento in cui c'è chi compie l'atto che non deve compiere, verrà ripreso. Dicono: guarda, sindaco, di solito li buttano sulla strada per Desenzano, da o per Desenzano, e su quella per Cavriana, dicono. Sì, sì, lo vediamo costantemente, ahimè. Qui si tratta proprio di inciviltà e di stupidità, tra le altre cose. Beh, oggi tutti potranno vedere che sulla strada Castiglione Desenzano c'è qualcuno che ha buttato due sacchetti addirittura, per esempio, oggi. Allora, stavo guardando, cerco i messaggi per il sindaco, poi andiamo nella rubrica Tocca a noi. Buongiorno sindaco, fate gli eventi adesso, tra un po' potremmo andare in giro senza mascherina, la curva sta scendendo e quindi si possono fare. Beh, già da domani teoricamente in tutta Italia, tranne penso la Campania, dove De Luca ha fatto l'ordinanza che fino al 28 di febbraio anche la mascherina all'aperto, però da domani, perché naturalmente c'è questa grande rilevanza scientifica, hanno stabilito che oggi non possiamo mettere la mascherina, dobbiamo mettere la mascherina, da stanotte a mezzanotte in poi possiamo togliere la mascherina all'aperto. Dobbiamo tenerla dietro, attenzione, se c'è nei luoghi chiusi dobbiamo portarla. Quindi sempre nella mi hanno riferito di un episodio che non l'ho visto, però mi hanno riferito che una spettatrice di uomini e donne ha visto ieri o l'altro ieri una signora che veniva da Vigevano in treno, l'hanno fatta scendere a mezzanotte, mi sembra, l'hanno fatta scendere a Reggio Emilia, oppure perché non aveva la terza dose e l'aveva prenotata, perché era in ritardo, non gliela facevano, l'aveva prenotata, e questo controllore, una signora di 80 anni, l'ha fatta scendere dal treno e questa poveretta non sapeva dove andare. È una testimonianza che ha fatto in diretta, quindi al di là del discorso normativo e quant'altro, credo che il buon senso ormai sia stato messo sotto i piedi. Ma il buon senso e l'educazione. Le dicono: ma come si può pensare di andare contro la vediamo se ci sono ancora. Sindaco, si potrebbe magari cominciare tra un mese a organizzare i concerti all'aperto, anche, le dicono. E chiedono se state prevedendo una variante del PGT. La variante del PGT è appena stata approvata in via definitiva nel 2019,
Quindi la variante al PGT, se ha bisogno di particolari spiegazioni, può venire tranquillamente in comune, rivolgersi all'ufficio tecnico che le daranno tutte le spiegazioni del caso e in base alle necessità di cui ha bisogno. Allora, dunque, ma con la pandemia come si fa a fare una festa dove non possono partecipare tutti, bisogna avere la museruola e stare attenti alle distanze e varie menate, che dice Enrico. E Stefano dice: volevo dire che a Pozzolengo, che se vivete insieme siete positivi, anche con 3 dosi state a casa tutti, dice Stefano. E allora? Che fumo. Allora dai, vediamo se ci sono altri, altrimenti io direi facciamo una cosa, cioè, al di là di tutto, credo che l'emergenza sembra che la tolgono al 30 di marzo, vediamo che gli indicatori, quelli maggiormente che sono significativi, quindi ricoveri e terapie intensive stanno scendendo in maniera anche abbastanza generosa tra virgolette. Penso che sia legittimo pensare di riportare quello che è il nostro territorio e la nostra popolazione a una pseudo vita normale, quindi riproporre quello che è sempre stato riproposto negli altri anni. Certo. Dopodiché chi vuole partecipare partecipa, chi non vuole partecipare non partecipa, se non c'è l'obbligo della mascherina, ma però se uno vuole mettersi la mascherina lo può fare. Fondamentalmente credo che tra virgolette siamo ancora in una pseudo libertà, tra virgolette, naturalmente. Allora fermiamoci un attimino con Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo, ci troviamo tra un paio di minuti nella rubrica Tocca a noi, se arrivano messaggi ce ne sono ancora per il sindaco, li leggiamo ovviamente tutti. Torniamo subito. Richiedi le tue canzoni preferite a Temporadio, telefona allo 0376 63 1709.